Ma se la macchina a caldo gira male, potrebbe essere un problema di sonde lambda o catalizzatore? Oggi lo scopriamo. Buongiorno, buongiorno e bentornati sul canale di Rossi Automotive. Oggi vi racconterò di questa macchina. Abbiamo questa 208, motore 1000, 3 cilindri, distribuzione a cinghia, bagno d'olio, possiamo parlarne qua fino a domani, della distribuzione a bagno d'olio, sui 120.000 km. È una macchina a benzina, quindi abbiamo solo il catalizzatore, non abbiamo GR o cose strane. E cosa ci lamenta il cliente? Ci lamenta che praticamente in andatura, quando la macchina è molto calda, la macchina strattona, seghetta, non è regolare, al minimo non gira bene. È andato già in un'altra officina, ci ha detto che aveva un errore dovuto alla carburazione magra o grassa, che praticamente alla fine le fanno le sonde lambda questa carburazione. Il problema è che è venuto qua senza guasti in memoria, quindi io voglio farli tornare fuori il guasto. Voglio andare a vedere come lavorano le due sonde e voglio capire anche se potrebbe essere anche un problema del catalizzatore, perché se c'è un'entrata di aria dove non dovrebbe esserci sul catalizzatore, sicuramente le due sonde vanno a fare delle letture che sono completamente fuori ogni legge di Dio. Sicuramente la macchina, quando seghetta o va male, va a attuare delle strategie che sono conservative per evitare danni. Quindi ora cosa facciamo? Attacchiamo la diagnosi, la mettiamo in moto, la scaldiamo bene, partiamo da freddo, leggiamo tutte le tensioni delle sonde, sia a freddo, sia a medio temperatura e sia ad alta temperatura. E poi, se effettivamente reputo che è da tirare giù il catalizzatore, lo tiriamo giù e vediamo se troviamo qualcosa che non deve esserci. Quindi cominciamo anche questo nuovo lavoro. Ho attaccato il computer alla macchina, vado a vedere i codici d'errore. I codici d'errore non ce ne sono presenti. Quindi ora proviamo a fare tutto l'iter che voglio fare: scaldare la macchina, controllare le sonde, come lavorano con macchina fredda, tiepida e con catalizzatore caldissimo. Il cliente ci ha detto che la vettura a freddo funziona regolare, ovviamente è una vettura a 3 cilindri, quindi ha il suo modo di andare. Quando si scalda invece comincia a essere molto irregolare. Ci ha detto che già delle diagnosi passate gli aveva dato dei problemi sul catalizzatore, pensando che fossero le sonde lambda. Mi pare che addirittura le hanno cambiate senza aver risolto il problema. Ora teniamola un po' su di giri e vediamo cosa succede. Sia con macchina fredda e a tiepida, millivolt a monte altalenanti, la sonda lambda a monte fa il suo lavoro, passa da 800 millivolt, anche 900, e scende a 90 millivolt. Sonda lambda a valle invece sempre con millivolt costanti, rimane stabile come dovrebbe essere, quindi vuol dire che il catalizzatore in questo momento sta lavorando. Ora teniamola ancora più su e scaldiamola tantissimo. Eccola qua, ora che è un po' calda si comincia a vedere che la sonda di ossigeno a valle comincia a lavorare come quella a monte, e non dovrebbe farlo, dovrebbe sempre mantenere un range di millivolt costante. E pur avendo il piede praticamente immobile, vedo che i giri non sono costanti, quindi la macchina non riesce a carburare bene. C'è un odore di catalizzatore pazzesco, anche se ho attaccato il tubo dietro. Eccola che comincia ad andare male. Ora andiamo a vedere come gira il motore male e vediamo le due sonde che ormai, perché sicuramente se andiamo a vedere sugli errori troveremo un errore. P0172, miscela troppo ricca. Andiamo a vedere un attimino come gira male il motore adesso. Ed eccola qui che, dopo essere stata scaldata col catalizzatore caldo, la macchina gira malissimo. Perché? Perché c'è praticamente una lettura di sonde errata, dovuto anche al catalizzatore sicuramente rotto o qualcosa che non va. Ora, con la vettura calda la macchina gira male, ma perché secondo me ci deve essere un problema sul catalizzatore, deve essere crepato, lì entra aria e quindi va a sfalsare completamente tutte le letture delle sonde. Ma ci deve essere una crepa, penso, abbastanza anche grande e evidente, soprattutto con auto calda, che la crepa sicuramente un po' si dilata, entra più aria e quindi le sonde hanno letture che non stanno né in cielo né in terra. Direi di tirare giù il catalizzatore e vedere cosa
c'è dentro e se effettivamente può essere crepato o rotto. Andiamo, ma lasciamolo raffreddare un po' che secondo me è un po' caldo. E dopo aver effettivamente fatto venire fuori il guasto, perché effettivamente la macchina quando è a temperatura e a regime gira veramente veramente molto male, perché comunque ha visto che c'è un problema, quindi va a attuare una strategia di carburazione completamente fuori schema. Ora che un po' si è raffreddata, tiriamo sulla macchina, stacchiamo il catalizzatore, tiriamo via anche le sonde lambda e verifichiamo se effettivamente c'è qualcosa di anomalo. Fortunatamente questa macchina qui è veramente semplicissimo lavorarci, penso che sono 6 viti e il catalizzatore verrà fuori, quindi smontiamolo. Ok, allora per smontare il catalizzatore intanto stacchiamo le sonde, una è ancora un po' caldino e una due. Abbiamo le 4 viti del catalizzatore qui, sicuramente la fascetta sotto e un'altra penso che tenga un po' in sede il catalizzatore e poi sicuramente verrà fuori. Intanto cominciamo con allentare queste, un po' di svitol che non guasta mai. Okay. Una, due, tre. Ovviamente la quarta è quella più che mi farà dannare perché è scomoda. E quattro. Ah, sono ancora un po' calienti, un po' scottano, eh. Ma che bene che vengono. Incredibile, mai visto viti dello scarico che venissero così bene. Qui è tutto libero, ora alziamo e molliamo anche sotto. Poi tanto lo scarico verrà giù da sotto. Come prima cosa mollo la fascetta e l'unica vite che c'è qui che tiene lo scarico. Un po' di svitol. Una pinza la allargo un po' e vorrei metterla più indietro possibile. Eccola qua, bella libera. Allento anche questa qui. Forse è meglio allentare quella sopra. Sai che ho tolto quella per nulla. E difatti. Vabbè dai. Oh, e ora dovrebbe venire fuori, eh. Non c'è nulla che... È ancora un po' caldino, ma mi scalda un po' le mani. Oh, scotta, 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 scotta. Voglio togliere la paratia anticalore, che sicuramente viene via facilmente. Vedo come si toglie intanto perché... Ah, brucia! Fatta su stile stagnola forno della mamma. Ok. Forte, forte. Guarda che bene. Ok. Guarda. Occhio, eh. Oh, scotta tantissimo. E qui. Ah, scotta. Mi sa così a occhio, eh. Ma proprio a occhio. Guarda che razza di crepa. Guarda che crepa. È rotto. Ma non poco, eh. È rotto tantissimo. Povera, va male, sì. Difatti anche qui aveva cominciato un po' a bruciare tutta la lana. Bel disastro. E qua cosa facciamo? Qui alla fine ci sono due maniere per cercare di saltarne fuori. La prima è quella di saldare il componente, però ho paura che sia una saldatura che dura poco. La soluzione per fare una saldatura intelligente e definitiva su questo componente è questa. Dove finiscono le crepe sarebbe da fare un buco col trapano in modo da andare a interrompere la corsa della crepa e poi andare a saldarlo. Oltre che qui viene giù pezzi di catalizzatore interno, quindi anche qui la situazione del catalizzatore interno non è eccezionale. Ho paura che facendo la saldatura non tenga, può durare 6 mesi e poi tornare fuori il problema. Niente, l'unica cosa che mi resta da fare è solo sentire il cliente, non penso che costi neanche tanto perché alla fine è un pezzo abbastanza piccolo. Le sonde sono buone, le teniamo, quindi con la magia dell'editing scopriremo fra pochissimi secondi cosa avrà scelto il nostro cliente, se cercare di saldare questo e tirare avanti oppure metterne su uno nuovo. Eccoci qua con la scelta del nostro cliente, ha scelto la sostituzione del pezzo. Si riesce a recuperare anche un pezzo di concorrenza, non quello originale, che ovviamente funzionerà come l'originale. Ovviamente essendo un pezzo di concorrenza è leggermente diverso, più che altro nella struttura, però il funzionamento è identico. Questo pezzo lo si trova tranquillamente intorno ai 450 euro. È un po' caro, sì, però è una soluzione che anche dal punto di vista ecologico è la più corretta e la più giusta da prendere. Allora, per staccare le sonde lambda esiste un strumento specifico che è una chiave a bussola tagliata per poter entrare e girare. Per chi mi conosce sa che io sono abbastanza fissato col grasso al rame e un po' sul filetto, pochissimo, ce lo metto.
Ok. Adesso voglio vedere se riesco a rimettere su anche la copertura, ma mi sembra proprio di sì. Pronto per il rimontaggio. Guarnizione nuova e punto lo scarico. Ci punto anche due viti, solo puntate. Ora, con tutto puntato, praticamente è tutto molto lasco, vado a stringere prima di tutto la fascetta, così avrò una chiusura ottimale qui. Tanto questo è flessibile, per farlo stare un po' più fermo punto anche questa. Dato che è tutto lasco, avrò la chiusura ottimale e tutti i due componenti si possono muovere per incastrarsi al meglio. Dopo questo, stringiamo le viti sopra. Una, due, tre e quattro. Sistemo anche il cavo della sonda. Ecco qui, e attacco la spina e anche la sonda sotto. E qua. Ok, ora resta solo l'ultima vite sotto qui e poi la proviamo. Ecco. Bene, ora abbiamo stretto tutto, tiriamo giù la macchina, mettiamo in moto, la scaldiamo e vediamo se le sonde lavorano bene e se torna fuori il nostro problema che il motore gira male. Non so voi, ma io direi che al minimo la sento già meglio. Ok, la macchina è un po' che è in moto, l'ho fatta scaldare, l'ho lasciata lì tranquilla al minimo per un po', ora la tengo un po' su di giri, intorno ai 3000 giri, e andiamo a leggere cosa dice la nostra diagnosi. Per far venire fuori l'errore come prima devo cercare il più possibile di tenere la macchina a 3000 giri, leggendo ovviamente sempre le sonde, e vediamo se tornerà a fare il problema oppure diciamo abbiamo risolto così. Temperatura acqua caldissima, sonda a monte e sonda a valle. Quella a monte lavora correttamente e quella a valle la vediamo finalmente stabile. Guasti memoria non abbiamo più. Ora dopo un po' che la lascio al minimo e il motore gira sia a tre cilindri, però gira tranquillamente regolare. Ora test su strada e poi se tutto a posto abbiamo risolto. Eccoci qua col nostro consueto giro. Per provare questa macchina bisogna fare una cosa un po' diversa, non è un semplice rumorino che prima si sentiva in tutte le condizioni. Prendo l'autostrada, faccio un bel tratto lungo e vedo se mi torna fuori il problema anche in strada. Tengo comunque la diagnosi attaccata e controllo sempre i parametri. Prima comunque li abbiamo controllati con macchina statica ferma, ma comunque a regime costante. Già prima era tutto in regola. Ora invece ci mettiamo in autostrada e vediamo come si comporta la macchina in un lungo tragitto. Sono sui 130 all'ora, vedo che la macchina, parametri della diagnosi che abbiamo visto anche prima, sono tutti perfetti, tutti come dovrebbero essere. Quindi nulla, la macchina funziona benissimo. Quindi ora faccio marcia indietro, torniamo in officina per i soliti saluti e le solite conclusioni. Bene, dopo aver fatto il nostro classico e dovuto test di guida, oggi abbiamo visto quanto questi particolari vanno a incidere sulle prestazioni della nostra auto. Con una lavorazione di poco tempo abbiamo dato nuova vita a questa piccola 208. Io come al mio solito vi ringrazio tanto di aver visto questo video, spero di avervi dato delle spiegazioni semplici ma chiare. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale. Come al solito ci vediamo al prossimo. Ciao ciao! Problema di sonde Lambda. No. Una miscela